Il tradimento è uno degli eventi più dolorosi e distruttivi che possono accadere in una relazione. La scoperta di un partner infedele può scuotere profondamente le fondamenta di una storia d'amore, causando ferite emotive difficili da rimarginare. Se hai dubbi sulla fedeltà del tuo partner, è importante essere consapevoli dei segnali che possono indicare un possibile tradimento. In questo video, esploreremo 6 segnali chiave che potrebbero aiutarti a riconoscere un tradimento nella tua relazione. Ma prima ti invito ad iscriverti al canale se sei interessato ad altri video alla scoperta della mente e della psicologia umana. Uno dei segnali più evidenti di un tradimento può essere un improvviso cambiamento nell'atteggiamento del tuo partner nei tuoi confronti. Se noti che il tuo partner è diventato distante, freddo o meno affettuoso di quanto fosse in passato, potrebbe essere un campanello d'allarme. L'infedeltà spesso porta a una riduzione dell'attenzione e dell'affetto verso il partner tradito, poiché l'energia emotiva viene canalizzata altrove. Se il tuo partner inizia a nascondere il telefono o a proteggere la propria privacy in modo eccessivo, potrebbe essere un segno di tradimento. La segretezza riguardo alle conversazioni, ai messaggi o agli incontri con altre persone può essere un chiaro indicatore di comportamenti non etici. Dovrebbero sollevarti dei sospetti anche un cambiamento improvviso nei dettagli condivisi sulla sua vita quotidiana, l'uso eccessivo del telefono cellulare o del computer, così come la cancellazione frequente della cronologia delle chiamate e delle conversazioni online e l'introduzione di password lì dove non c'erano mai state. Se il tuo partner inizia a trascorrere più tempo fuori casa senza una spiegazione plausibile, questo potrebbe essere un segnale di tradimento. Le scuse frequenti per essere fuori casa, le lunghe ore al lavoro o i viaggi improvvisi possono essere un indizio che il tuo partner sta cercando di nascondere qualcosa. Un calo significativo nell'intimità fisica o una repentina crescita nell'interesse per pratiche sessuali inusuali potrebbe essere un segnale di tradimento. Alcune persone possono cercare di compensare un tradimento con una maggiore attenzione all'intimità, mentre altre possono evitarla del tutto. Se noti che il tuo partner dà spiegazioni inconsistenti o contraddittorie riguardo a dove è stato o cosa ha fatto, potrebbe essere un segno di tradimento. Le bugie possono essere difficili da sostenere nel tempo, e le incoerenze nelle storie possono emergere quando si cercano di nascondere gli incontri con un altro partner. Un tradimento può comportare un cambiamento nei gusti, negli interessi e persino nelle amicizie del tuo partner. Se noti che sta trascorrendo più tempo con nuove persone o che ha sviluppato nuovi interessi che sembrano non avere nulla a che fare con te o con la vostra relazione, potrebbe essere un indicatore di tradimento. È importante sottolineare che questi segnali da soli potrebbero non essere sufficienti per confermare un tradimento. Tuttavia, se noti una serie di questi comportamenti, in combinazione con il tuo istinto che ti dice che qualcosa non va, potrebbe essere il momento di affrontare apertamente la questione con il tuo partner. La comunicazione aperta e onesta è fondamentale per affrontare i problemi di fiducia nella relazione. Ricorda che la fiducia è una parte essenziale di qualsiasi relazione, e se sorgono dubbi sulla fedeltà, è importante cercare di risolverli insieme in modo costruttivo. In alcuni casi, potrebbe essere utile coinvolgere un consulente o uno psicologo per aiutare a affrontare i problemi di fiducia e di relazione in modo efficace. In conclusione, riconoscere un tradimento può essere un processo doloroso ma necessario per preservare la tua salute emotiva e la tua felicità. Tieni a mente questi segnali, ma cerca sempre il dialogo aperto con il tuo partner prima di trarre conclusioni definitive sulla situazione.
Ti ringrazio per aver guardato questo video e ti invito ad iscriverti al canale se sei interessato ad altri contenuti sulla crescita personale, sul benessere interiore e su come migliorare i rapporti interpersonali. Ciao e al prossimo video!